Un ex elettore del PD, Bruno, riconquistalo. Allora, le chiedo perché, io sono un piccolo partito, ho 30 dipendenti, ai quali a marzo, ovviamente, da quando mi hanno dato lockdown, le dosi dell'azienda, io metto sotto i cassi segreti. A fine aprile mi hanno chiamato alcuni di questi dipendenti che avevano bisogno, se potevoli, anticipare la cassa integrazione, e per quello che ho potuto l'ho fatto. Poi altre cose, il nostro presidente, non il mio purtroppo, del consiglio ha fatto la prima, il primo show tramite Facebook, 700 milioni di prestiti garantiti. Allora, personalmente i 25.000 euro se vado in banca non c'ho bisogno dello Stato, me li dà la banca, quindi lo Stato non ha fatto nulla, perché presta la garanzia soltanto a imprenditori che non hanno nessuna piccolissima problematica bancaria, e pertanto a costoro la banca il finanziamento lo dà lo stesso, forse in tempi anche più brevi di quanto lo Stato dà, perché un mio collega che avevano un piccolo problema dalla banca, io ho detto che non è possibile, piccolo, ripetisco, non è possibile, perché aveva magari qualcosa in ritardo, non è possibile fare finanziamento. Quindi, altra cosa, mi hanno detto che potevo aprire il 4, ovviamente aprire non è che un'azienda si apre attaccando un interruttore, si parte, io devo spendere 4.870 euro per riaprire l'azienda. Tra sanificazioni, mascherine, questo. Sì, anche questo è un punto interessante. Giuseppe, sì. E come si dice che qualora, scusi, l'ultima cosa lascio in pace. Sì, no, sì, ci dica Giuseppe. Certo. E Giuseppe mi dice che qualora uno dei miei dipendenti dovesse contrare il virus COVID-19, io non sono responsabile. Mi perdoni. Questo non è uno Stato che rappresenta il popolo che lavora. E oggi stanno bene il 65% che sono, non stanno bene, poveretti, stanno male anche loro, che magari riescono a prendere da questa grazia una cosa. Ma il 35% di piccoli imprenditori come me, che garantiscono garantiscono i dipendenti che possono prendere la cassa integrazione forse domani, credo che cominciano a stancarsi veramente, ci sono dei problemi ma molto molto seri. Senatore Astore, le auguro buon lavoro. Buon lavoro. Ciao. Giuseppe, una telefonata sinceramente. Alcune cose che diceva Giuseppe in realtà sono state affrontate, tutte le spese sulla sanificazione. Mi pare l'80% delle spese sulla sanificazione possa essere portate in detrazione, e quindi sostanzialmente... Ma Bruno, non è esattamente la stessa cosa, però. Portare in detrazione non è la stessa cosa che... tu devi pagare intanto, le devi pagare, no? Ho capito, però la situazione questa nostra è, cioè tu vuoi fare 100 euro per il gel e qualcuno ti deve rimborsare 100 euro per il gel, noi non ce la facciamo a fare una cosa così, l'Italia non ce la fa a fare una cosa così, come, cioè le spese per la sanificazione saranno centinaia di milioni di euro, giusto? Perché per mettere in sicurezza e per sanificare saranno centinaia di milioni di euro. È chiaro che lo Stato un po' interviene con i fondi a fondo perduto, l'abbiamo detto nel decreto rilancio, sono previsti 6 miliardi di euro a fondo perduto alle imprese che hanno avuto un fatturato ridotto in questi 3 mesi. Un po' interviene così, un po' interviene con il credito d'imposta, un po' interviene anche con il sistema creditizio. Mo Giuseppe dice che vado in banca a me i soldi mi danno. Però un finanziamento a un piccolo imprenditore di 25.000 euro rimborsabile fra 2 anni, non subito iniziare a essere rimborsato, e garantito dallo Stato al 100%, non è la stessa cosa di un finanziamento che tu prendi e se non lo paghi lo devi garantire tu, non è la stessa identica cosa. Il sistema era pensato per dare un aiuto dello Stato per la garanzia per eventualmente una insussistenza. Questo è il sistema che era pensato. Sul tema del ritardo della cassa integrazione, abbiamo detto 100.000 volte, l'ho detto anche in apertura della trasmissione, ha ragione Giuseppe, come hanno ragione tutti quelli che non la stanno prendendo, nonostante che i soldi ci siano e siano accreditati sul conto corrente dell'IPS. Dai veloci, Mauro, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, voce Mauro, voce, grazie. Mauro. Eccola. Sì, bene, bene. Sono innanzitutto i miei personali complimenti per quanto invece riguarda
chi la vuole o chi vi vuole screditare, perché i politici possono essere bianchi e neri, ma la serietà dell'individuo è dimostrata di là di ogni ragionevole dubbio, lei l'ha dimostrata in tutto questo tempo. Guardate, io devo farle prove, è giusto. Quello che volevo chiederle è questo. Mi perdoni, ho chiesto il prestito del 25% del mio fatturato. Ho ottenuto un piccolo ritorno, perché il mio fatturato è singolo, di agente autonomo, e la banca però mi ha fatto aprire un altro conto a parte, perché doveva essere di carattere come si dice, temporaneo, stabile, cioè, si c'è? Temporaneo, perché l'ha fatto aprire un altro conto a parte? Perché avevo un conto cointestato tra me e mia moglie, non è stato possibile, ho dovuto aprire un conto di carattere partita IVA. Ma gliel'hanno dato il finanziamento almeno? Sì, sì. A quanto tasso? Qual è il tasso? 1%. 1.1, e che poi è diventato 2, perché un altro 1% l'ha preso la banca. Non ho capito perché si è presa la banca, perché il tasso dovrebbe essere intorno all'1,5%, di cui per 2 anni si rimborsano solo gli interessi e fra 2 anni si iniziano a rimborsare il conto capitale. Non capito. No, ma io le chiedo se l'apertura di un altro conto sarà giusta, perché non me l'aprivano, ecco. Grazie Mauro, ma credo Bruno che anche in questo caso tu debba, perché tra i messaggi che arrivano molti dicono il senatore aveva preso impegno che con le banche ci avrebbe parlato. La prossima volta qualche cosa in più dovrai dirci forse, no? Io sto mandando ogni segnalazione che mi arriva al Ministero del Tesoro, ogni segnalazione che mi arriva la manda al Ministero del Tesoro. Mi sono arrivate segnalazioni per il Monte Paschi, per quanto BPM. E questa del Monte dei Paschi pure qui di Roma, via dei Prati Fiscali, di cui ci dice l'ascoltatore. Veramente sono amareggiato, ora Conte potrebbe aver anche utilizzato un termine improprio, un atto d'amore. Però ha ragione, nel senso che noi sulle banche abbiamo investito tanto e lo continuo a dire ancora oggi, non è possibile far fallire una banca, perché io il mio risparmio devo sapere che è al sicuro quando è depositato alla posta alla banca, però è chiaro che dobbiamo essere ancora più duri contro chi fa malversazione e chi fa atteggiamenti penali rilevanti. Salvatore, tutto breve. Salvatore, buongiorno, dobbiamo chiudere. Brevissimo, buongiorno a tutti. Ciao Francesco e buongiorno senatore. Una domanda molto semplice, credo, è ficcante. Non credo che l'Italia navighi in buone acque. Qual è la medicina? Perché noi, a differenza della Germania, loro vanno bene, noi andiamo male. Ma lo spiega, chi vive a 70 anni, non l'ho capito. Me coglioni, vado. Noi, la Germania c'ha il 60% del debito pubblico e sotto i rischi. Quindi quando fanno le cose bene, le fanno molto bene, e quando le cose le fanno male, vedete, nei decenni passati, le fanno molto male. Noi siamo italiani, abbiamo un debito al 160%, perché purtroppo in anni in cui siamo andati bene abbiamo fatto le cicale, e purtroppo la nostra religione non è l'etica dello Stato, ma il particolare, cioè sostanzialmente stare bene io e la mia famiglia. È una differenza sostanziale. Poi abbiamo tante altre virtù, l'ingegnosità, l'inventiva, siamo flessibili, e però quelli fanno le cose fatte bene, ripeto, nel bene e nel male, perché poi quando i tedeschi si mettono a fare il male lo fanno in maniera seria. Noi purtroppo siamo paesi del Mediterraneo, quindi l'Italia tu la devi paragonare alla Spagna, alla Francia, alla Grecia, al Portogallo. I paesi del nord Europa hanno pregi e difetti diversi. Per quanto riguarda in particolare la Germania e altri paesi del nord Europa, hanno un debito pubblico molto molto più basso, perché in tanti anni passati hanno scavato di meno di noi. Grazie al senatore Bruno Astorre, segretario regionale del PD, venerdì prossimo sarà ancora con noi. Grazie Bruno, buona giornata.